La maggior parte dei bambini oggigiorno passa gran parte del suo tempo tra i banchi di scuola, tra ore curriculari e progetti di vario tipo. In quest'ottica, quindi, i docenti, trascorrendo così tanto tempo con i propri alunni, sono in grado di scoprire eventuali loro disagi al pari delle famiglie. Per questo è fondamentale una formazione che non si limiti soltanto ad un approfondimento delle materie scolastiche, ma che al contrario investa anche altri ambiti, in modo da far scattare quei campanelli d'allarme in caso di atteggiamenti sospetti. Per questo motivo l'Associazione Italiana Dislessia già da molto tempo ha intrapreso una battaglia affinché i disturbi specifici dell'apprendimento, che sono disturbi del neurosviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente e che si manifesta con l'inizio della scolarizzazione, vengano riconosciuti tempestivamente e quindi vengano identificate le giuste strategie da porre in essere, permettendo a questi ragazzi di studiare e di apprendere come tutti gli altri. La sezione vibonese dell'AID ha voluto affrontare questo argomento partendo dal ruolo che ha l'esperienza nelle nuove metodologie di apprendimento scolastico e dallo stato dell'arte in tema di diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento anche per adolescenti e adulti. L'apprendimento è un processo innato. Quindi noi non impariamo a imparare, ma nasciamo con una capacità di imparare e molti apprendimenti che noi sviluppiamo sono senza che nessuno ci insegni niente. Quindi se noi dobbiamo occuparci dei bambini che hanno disturbi di apprendimento, dobbiamo guardare i meccanismi dell'apprendimento che precedono l'istruzione, perché da lì possiamo imparare come fare in modo che i bambini che hanno difficoltà imparino. Quindi in altre parole, il bambino si impara le cose da solo provando e facendo errori, ma per esempio a scuola l'errore è vietato, quindi già è un principio che va contro i principi naturali dell'apprendimento. Il bambino deve di solito, quando fa qualcosa che gli riesce, lo ripete continuamente, perché questo gli dà gratificazione e quindi bisogna fare in modo che nelle proposte che si fanno a scuola le cose non siano del tutto negative, ma che in quello che si chiede al bambino ci sia qualcosa di gratificante che lui sa fare. Quindi il lavoro dell'insegnante è un lavoro molto difficile, soprattutto oggi quando ci sono bambini naturalmente che hanno difficoltà e che una volta venivano mandati fuori dalla scuola, che invece oggi bisogna incominciare a imparare a occuparsi di loro, perché i bambini sono pochi e sono veramente un tesoro prezioso per la nostra società. Questa iniziativa è il fondamento di quello che l'Associazione Italiana Dislessia ha voluto fare nel suo statuto, cioè fare l'informazione e la formazione, specialmente agli insegnanti. I nostri figli, il loro problema principale è quando affrontano il percorso scolastico. Se non vengono compresi c'è il rischio di depressioni, di insuccesso scolastico, di abbandono. Queste iniziative invece sono quelle che danno forza, arricchiscono e danno l'accoglienza e l'inclusione nella scuola.